Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Allora, oggi recensisco un altro libro che mi piace molto, veramente tanto, e cioè Gens Arcana di Cecilia Randall. Molto bello, costa 20 euro ma secondo me ne vale la pena. La storia è ambientata nella Firenze rinascimentale, precisamente nel 1478. Il protagonista è Valiano Denieri, rampollo di una delle più antiche e autorevole famiglie di arcani. Gli arcani sono persone che hanno il potere di invocare la quinta essenza, quindi il quinto elemento, l'etere, in grado di fondersi con gli altri quattro elementi presenti in natura, acqua, terra, fuoco, aria, e di controllarli, di controllarne la forza. La chiesa e il potere temporale sanno tutto di quanto riguarda gli arcani e sfruttano il loro potere in cambio di privilegi e in cambio del silenzio. Valiano era nato per essere un capo, in quanto il potere di capofamiglia arcano si tramanda per linea di sangue ad ogni primogenito, ma rifiuta il suo dono e i suoi poteri in cambio per avere una vita libera, priva di obblighi. Quindi litiga col padre e si fa cacciare. Viene però col tempo, lontano da casa, a scoprire che suo padre è morto, è stato ucciso, e suo fratello minore Angelo fatto prigioniero. Angelo è un potentissimo arcano, tanto da diventare magister, praticamente un arcano supremo. Quindi nonostante i suoi 16 anni, nonostante non sia un capofamiglia, è più forte e più saggio di qualunque altro arcano. Comunque, il responsabile di quello che sta accadendo alla famiglia Nieri è Folco, il cugino di Valiano, che per scalare il potere all'interno della famiglia è disposto a tutto, anche ad utilizzare simulacri, cioè persone che hanno degli strani segni arcani sul corpo, in cui convivono sia un'anima umana che un elementale della natura. Tramite un innesto forzato, un esperimento, insomma una cosa che non si dovrebbe mai fare. Gli elementali sono delle creature che appartengono alle varie categorie di elementi, quindi acqua, fuoco, eccetera, e gli arcani sono quanto di più simile possa esserci a un elementale dell'etere, quindi della quinta essenza. Tornando ai simulacri, è da citare Manente da Erto, al servizio di, appunto, di Folco, che è disposto a tutto pur di liberarsi dalla sua condizione, che presto o tardi porterà alla morte, e per farlo è anche disposto a cambiare bandiera. Infatti nel corso della storia si alleerà con Valiano, l'unico che per varie ragioni può aiutarlo. Col giovane arcano però non ci sarà solo lui, ma anche una giovanesca altra ragazza, selvaggia, che ha l'abitudine di vestirsi da uomo per evitare problemi e pericoli. Solo Valiano può fermare i propositi folli di Folco, però per farlo dovrà accettare il potere che per lungo tempo aveva rifiutato e respinto e fronteggiare nemici sempre più temibili e soprannaturali. Questo perché Folco, pur di raggiungere i suoi scopi, non si risparmia dall'uccidere e dal tentare di uccidere anche Valiano e suo fratello, perché morto il capofamiglia e i parenti a lui più vicini, il potere di capofamiglia arcano passerebbe a lui, che diverrebbe il parente più prossimo. Come ho già detto, la storia è ambientata nella Firenze rinascimentale, un periodo che io adoro, la Firenze di Lorenzo dei Medici, quindi le vicende arcane si mescolano con la congiura dei pazzi. Infatti questo è un romanzo fantasy storico, credo di aver capito che mi piace molto questo genere. Questo è un libro che contiene molti elementi: l'incontenibile forza della natura, l'ingegno tipico del Rinascimento italiano, passioni sentimentali, vicende politiche. Non sono molto esperta, ma anche l'ambientazione storica sembra molto curata. I personaggi sono assolutamente indimenticabili, profondamente umani ma meravigliosamente soprannaturali. Valiano è l'eroe che ha in sé un potere sconvolgente, ma è talmente semplice e desideroso di libertà da rifiutarlo. È l'eroe umano, estremamente umano, con le sue paure, se vogliamo con anche tratti di vigliaccheria e sconsideratezza nel rifiutare ciò che è, ma rivela un coraggio straordinario quando capisce che scappare vuol dire mettere a repentaglio la vita delle persone che ama e soprattutto che il suo potere è l'unico che può fermare Folco. È in quel momento che decide di non scappare più. Valiano piace, o comunque mi piace,
perché non è perfetto, però ha un forte senso di sopravvivenza, lui non cede mai. Angelo è un ragazzino dolce e buono, e questo traspare anche dal suo aspetto. Ha una figura minuta e delicata, lineamenti delicati, capelli biondi lunghi fino alle spalle, in cui solo gli occhi viola, che compaiono solo dopo essere diventati magister, mostrano la sua forza e saggezza. Coraggio, fierezza, spirito di sacrificio, rettitudine, sono queste le caratteristiche distintive di Angelo, anche più saggio e forte di suo fratello. Folco è il crudele senza scrupoli della situazione, disposto ad utilizzare conoscenze proibite e devastanti, a mettere a rischio la vita di tutti, anche ad uccidere, a torturare i suoi familiari in nome di un potere supremo. È un abile stratega, riesce a far coincidere gli avvenimenti storici con i suoi piani e a sfruttarli a proprio vantaggio. Manente è un simulacro, quindi la sua stessa esistenza è infelice. Certo, il fatto che ha un elementale dentro di lui lo rende 1000 volte più forte di una persona normale. Però presto o tardi il suo corpo cederà perché il corpo umano non può resistere alla presenza di un essere del genere dentro di lui. Quindi Manente è un personaggio disperato, disposto a tutto pur di liberarsi dalla sua condizione, anche se non è disposto alle cose più abiette come Folco, e comunque è disposto a tutto pur di poter vivere una vita normale senza la paura di dover. Che prima o poi arrivi la sua morte, cosa che può appurare visivamente, in quanto più i segni arcani sul suo corpo si diffondono, più lui è prossimo alla morte. È un personaggio assolutamente forte, abile, coraggioso, fondamentalmente buono, molto interessante. Selvaggia, secondo me, è quella meno caratterizzata, infatti non la apprezzo particolarmente. È una giovane orfana, povera, che fa quello che può per sopravvivere, anche rubacchiare. È poco femminile, testarda, caparbia, però molto coraggiosa e disposta a fare di tutto per le persone che ama. Jens Arcane è stato veramente una piacevole sorpresa. Io l'ho comprato attirata dalla bella copertina e dall'ambientazione del Rinascimento italiano. Ed è un libro veramente ben scritto e ben strutturato. Cecilia Randall risolleva il panorama letterario italiano, almeno quello fantasy. Anche se devo dire che anche tra gli stranieri difficilmente ho trovato un fantasy così bello. La scrittura è fluida, per nulla pesante o cervellotica, però comunque è un fantasy potente e tenebroso. La Randall crea personaggi indimenticabili, ben caratterizzati, affascinanti, insomma, è impossibile non amarli. Anche i rapporti tra i personaggi sono ben descritti. Ad esempio, io amo il rapporto, si può dire, di forza tra Manente e Valiano. L'affetto fraterno tra Valiano e Angelo, molto toccante e profondo, di sacrificio reciproco. Beh, un libro travolgente, entusiasmante, che non stanca mai, che ti risucchia nelle sue vicende. L'autrice crea una trama ben articolata e ricca di colpi di scena. Se amate il genere fantasy storico, non perdetevi Jens Arcane, perché sicuramente non vi deluderà. Io, questo è l'unico libro che ho letto per ora di Cecilia Randall, però penso che meriti veramente la lettura di altri suoi libri. Ad esempio, so che ha avuto molto successo prima di questo la serie di come si chiama? Iperversum, forse, ambientata nel Medioevo, e quella è molto famosa. Penso che prima o poi la leggerò. Spero che questa video recensione vi sia piaciuta. A me piace veramente molto questo libro e ve lo consiglio caldamente. Cioè, già guardate che bella la copertina. Dentro sono rappresentati anche i vari elementali. I disegni dei vari personaggi che vi ho mostrato durante il video sono disegni fatti da me, immaginando i personaggi del libro. Anche la copertina dentro è bella. Ok, volevo ricordarvi che se le mie video recensioni vi piacciono, di mettere mi piace ai video, di iscrivervi e di commentare per supportarmi. Fatemi sapere se avete letto Jens Arcana e come l'avete trovato, se l'avete letto. Alla prossima video recensione, vi saluto. Bye bye!